Buongiorno e benvenuti in questa nuova e importante intervista dove ascolterete parole e concetti importanti che non sentirete mai in nessun altro canale informativo. Quindi seguitela con la massima attenzione. Buona visione! Buongiorno a tutti e benvenuti in questa video intervista. Qui con noi abbiamo Francesco Carbone. Ciao Francesco, come stai? Ciao Anna, tutto bene? Spero anche per voi. Sì, bene, bene, insomma. E poi abbiamo come ospite speciale Morris San. Ciao Morris, come stai? Ciao a tutti ragazzi, si combatte come voi, noi combattiamo. Allora, benvenuti entrambi. Vi faccio appunto una piccola presentazione. Allora, Francesco Carbone è presidente dell'Associazione Governo del Popolo a tutela dei cittadini. Ormai è un amico, è presente da tempo sulla piattaforma, abbiamo già fatto parecchie interviste, ne faremo ancora altre. E poi abbiamo qui con noi Morris San, quindi imprenditore di successo, YouTuber, sostenitore dell'informazione libera, nonché ideatore della piattaforma numero 6.org, la prima piattaforma italiana senza censura. Allora, iniziamo con la prima domanda. Ecco, la prima domanda è la famosa valigetta blu. Che cosa mi dici di questa famosa valigetta blu? Allora, la valigia blu sono solo le denunce che abbiamo presentato attualmente in 21 procure, più procure generale, più CSM, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio, Direzione Nazionale Antimafia, Presidente della Repubblica e anche a livello internazionale, in quanto una denuncia è andata anche alla Casa Bianca. E quante denunce avete fatto in totale? Cioè il numero preciso indicativamente lo sai? Allora, il numero preciso sono circa 1.000 Mille, mamma mia. denunce, tra cui singolarmente per ogni singolo caso abbiamo denunciato più di 200 magistrati. Poi ci sono parlamentari, ministri, avvocati, notai, commercialiste, imprenditori, appaltanti, sistemi mafiosi. Diciamo che c'è un po' di tutto e sono migliaia le persone già denunciate. Migliaia. In più, andando a denunciare tutto l'intero sistema dei sabotaggi delle denunce con l'abuso modello Grande 5, in un colpo solo abbiamo denunciato tutti i procuratori capo d'Italia, ovvero tutti coloro che sono addetti a classificare le denunce quando arrivano per poi sabotarle. Quella è solo le denunce che abbiamo presentato, perché per quanto riguarda prove, ne abbiamo vagonate e tutti i reati denunciati all'interno di quella valigia sono reati di tipo eversivo, quindi contro la personalità dello Stato. Sono reati per quanto riguarda truffe fondi europei, truffe fondi statali, truffe fondi antimafia, truffe fondi agricole, truffa all'ISMEA. Poi ci sono associazione a delinquere di tipo mafioso, reati di frode processuale e corruzione in atti giudiziari, voto di scambio politico mafioso, affidi illeciti, pedofilia e poi tutti gli altri reati, diciamo, che non sono minori, ma ci sono anche reati di sequestro, di rapina, omicidi, di tutto e di più. Tutte denunce, tutte sabotate Mi fai tramite ammazzare. modello 44. Ma una domanda, ma qual è il nome del giudice che è entrato a far parte della valigia blu? Si può dire? Sì, l'ultimo, Chi il sarebbe? giudice di Perugia d'Andria, che in pratica l'udienza io l'ho pure anche pubblicata integralmente, dove in pratica non è successo nulla di nulla se non aver parlato solo l'avvocato Virginia Cerullo, dove con tutto ciò che tutti sanno che una denuncia non può essere iscritta a modello 45 solo quando basta mettere di essere avvisate per 408. Il pubblico ministero, ovvero il procuratore capo di Perugia, Cantone, ha sabotato la denuncia e il GIP, facente parte sicuramente della stessa fazione, non tenendo conto di leggi, regolamenti, Costituzione e neanche di ciò che il regolamento interno del CSM e la circolare del modello 45,
tranquillamente ha archiviato quella denuncia pensando che non gli succede nulla. Infatti, scusa se faccio un'altra domanda. Tu stai documentando tutto, stai facendo 2000 denunce, ma però mi sembra di capire che non si stia muovendo niente, cioè non ci deve essere un ente al di sopra della magistratura che analizza le tue carte, o sono tutti corrotti? Allora, Morris, non a caso io ho creato l'associazione Governo del Popolo, dove il popolo controlla i controllori. Perché ricordiamoci una cosa, che il popolo è sovrano, purtroppo tanti non lo sanno e non sanno come applicare la sovranità. Quindi quando i cittadini e il popolo vanno a controllare, ed è quello che facciamo noi, i propri dipendenti, ovvero coloro che devono servire l'Italia e gli italiani, e questi criminali che hanno usurpato delle istituzioni occupandole almeno dal 1989 a oggi, si trovano in grave difficoltà perché si ritrovano ad avere il popolo che li controlla. E in questi 32 anni di golpe politico-giudiziario, in pratica non solo hanno inserito tutti i loro affiliati in tutti i posti di comando, ma tutti gli organi di controllo a livello statale sono tutti occupati da loro. E quando noi ci rivolgiamo a loro, assolutamente non rispondono. O ci mandano gli scagnozzi, ovvero i mercenari della Digos, per anche malmenarci, sequestrarci e quant'altro, pur di non far emergere tutto questo schifo in ambito nazionale. Prego, Anna. Allora, senti, ma riguardo a questa problematica qui, io so che il 23 maggio prossimo è una data molto importante, giusto? Perché so 23 che maggio sarà una data storica. è una Sarà una data. data storica perché le istituzioni saranno messe definitivamente con le spalle al muro. Sì, perché. Devono dare risposte. Devono dare risposte a tutto il popolo italiano, perché non è possibile che chi presenta una denuncia per qualsiasi motivo, quella denuncia debba essere il magistrato a decidere se portarla avanti oppure no, ma non in base al reato, ma in base a chi viene denunciato. Perché se chi viene denunciato è amico, parente, conoscente di qualche carabiniere, poliziotto, finanziere, magistrato, politico, quant'altro, si viene a creare o fa parte di sistemi criminali anche di tipo mafioso, settario, logistico e quant'altro, e il magistrato automaticamente sabota quella denuncia, quella persona non viene neanche indagata, quindi non risulta neanche nel registro 335, completamente pulito, solo perché l'elite criminale decidono loro chi sono i criminali e chi no. E magari la maggior parte delle persone che sono in galera sono innocenti. Ah, certo. E so che avete organizzato dei gruppi operativi di protesta permanente davanti alle procure d'Italia. Ecco, magari con Morrison possiamo poi fare eventualmente un aggiornamento, vediamo, perché mi sembra che sia una data molto importante. E invece, cosa ci puoi dire delle nuove procedure del codice penale? Non è il problema delle procedure, il problema è che nell'89 il golpe politico-giudiziario è stato effettuato sia cambiando il codice di procedura penale e inserendo una circolare ministeriale del modello 45. Quindi dal 1989, con l'avvio della nuova procedura penale e con la circolare ministeriale del modello 45, il golpe giudiziario ha messo una pietra sulle istituzioni. In pratica, da quel momento in poi, tutte le denunce e i processi in Italia vengono tutti pilotati e sabotati a piacimento. Prima dell'89, la polizia, carabinieri, guardia di finanza, qualsiasi apparato di polizia giudiziaria faceva le indagini autonomamente e presentava le indagini, prove, il REI direttamente al magistrato che provvedevano all'arresto, processo e condanna. Dall'89 in poi, tutte le attività della polizia giudiziaria vengono decise dal magistrato. Significa che nessun poliziotto, carabiniere o finanziere può fare autonomamente indagine, intercettazione o qualsivoglia attività se non espressamente indicata e richiesta dal magistrato.
Questo che significa? Significa che se prima mafie, massonerie e quant'altro dovevano avere dei corvi e degli infisciati all'interno di caserme, questure e procure, da quel momento in poi bastava mettere un procuratore capo e qualche magistrato all'interno di una procura e avevano tutto sotto controllo su tutto il territorio di quella procura. Quindi lo scandalo Palamara perché è scoppiato? È scoppiato per gli incarichi come capo procura e altro. Perché ogni fazione politica, quindi ogni fazione criminale, ha tutto l'interesse ad avere come capo procura un loro affiliato, così che tutti i criminali affiliati a loro in quella zona siano tutti sollevati dall'azione penale. Sì. E si proteggono così. Morris, vuoi aggiungere sì, qualcosa? Una domanda sulla valigia blu. Se ho detto male, nella valigia blu c'è tutta una lista di denunce, giusto? Cioè incartamenti. Ma il magistrato che l'ha aperta, cosa ha fatto e che cosa può fare per sputtanare un po' i criminali? Te la chiedo volgarmente questa cosa qua. Ma non è sputtanare. Il magistrato, l'unico compito che lui ha è applicare la legge. Visto che sono reati gravissimi, tra cui è tanti ancora in flagranza di reato, il magistrato ha l'obbligo di fare l'arresto preventivo, ha l'obbligo in base alla legge spazzacorrotte, in base ai reati, di fare il sequestro preventivo di tutti i beni. Poi sequestrare tutti i fascicoli, tutta la documentazione inerente all'interno delle varie procure, ministeri, uffici e quant'altro, e poi avviare il processo esemplare contante. Questa è la prassi. E cosa ha fatto? Però dico, ha aperto la valigia, ha fatto qualcosa? No, nessuno ha aperto la valigia. Ah, nessuno? L'hanno presa però non l'hanno aperta? Nessuno ha aperto la valigia. La valigia è stata, tra virgolette, in parte aperta da un magistrato di Napoli che ha in mano tutta la mia procedura di tutte le falsità che hanno fatto a Salerno. Dicos, carabinieri, magistrati, quando mi hanno sequestrato con quel finto arresto. Quindi Napoli ha vagliato questo magistrato ed è dopo 14 anni è la prima volta che vedo un magistrato ligio alla legge. In pratica ha preso tutte le prove in mio possesso che vanno ad evidenziare tutte le falsità della Digos, dei carabinieri, del direttore del carcere di Forne, dei pubblici ministeri, dei GIP e quant'altro, e la mia procedura sarà chiusa e automaticamente sarà avviata la procedura tutta contro di loro. E parliamo di reati gravissimi, tra cui sequestro di persona, tentata rapina nei miei confronti e rapina nei confronti dell'avvocato Virginia Cerullo, arresto illecito, e tentato omicidio perché mi hanno sbattuto più volte la testa al muro e mi hanno impedito di farmi visitare in ospedale sperando che io magari morisse per qualsiasi cosa e poi dire non era compatibile con anche perché loro non pensavano che noi avevamo le prove dell'aggressione subita e quindi se 100 persone dicono tutte la stessa cosa era difficile provare il contrario, ma noi come sempre registriamo tutto. Ma vi è il rischio che però questo magistrato che tu hai trovato, che magari è una persona onesta, uno tra i pochi, che venga rimosso e mettono a tacere tutto? Io la chiamo massomafia. Dico, no, questo magistrato... No. Perché attualmente, visto che noi da 2 settimane che pubblicizziamo la protesta a partire dal 23 maggio. 23 maggio. Fatalità, come tanti pensano che a me non mi conosce nessuno, ma tutta l'elite mi conosce a me, tutta, non c'è uno di questi criminali altolocati che non mi conosce. E allora per evitare o per prendere la palla al balzo, fatalità, prima è uscito lo scandalo Palamara, ora proprio in questi giorni è uscito lo scandalo della loggia Ungheria. Ne ho parlato anche oggi, sì. Da Vigo e tantissimi altri, dove centinaia di magistrati, avvocati e quant'altro andavano a pilotare sentenze, processi e quant'altro.
Quindi tutto ciò che io denuncio da 14 anni, finora inascoltato, perché gli conveniva farmi passare per fantasma, ora sta emergendo tutto. La differenza è che invece di emergere quello che denuncia l'Associazione Governo del Popolo, arrivano personaggi della fazione opposta a quella della Loggia Ungheria che vogliono apparire onesti nei confronti del popolo. Ma vi posso garantire che quei personaggi che fanno parte di quella fazione opposta, che hanno fatto emergere tutto ciò che è, per quanto riguarda ora la Loggia Ungheria, sono anche loro compresi nella valigia blu. Fai conto che a fare indagine contro la Loggia Ungheria è proprio Cantone. Andiamo bene. Prego, Anna. Sì, ma tra l'altro, appunto, mi sembra che il presidente Sergio Mattarella ti dia ragione, perché io qui ho trovato un articolo pubblicato il 18 giugno scorso su ADN Cronos, dove appunto Mattarella dice: magistratura recuperi credibilità. È vero che era specificatamente per il Palamara, per il caso Palamara. Però ci sono delle precise dichiarazioni che esplicite che ti danno ragione. Ora io ne leggo un paio, tanto così. Si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni in vista del dovere di governare l'organizzazione della magistratura nell'interesse generale. E poi ce ne sono altre che parlano di fedeltà della Costituzione. Io vorrei sapere anche ultimamente le forze dell'ordine quanto sono state fedeli alla Costituzione, non mi sembra in questo ultimo anno. E poi ancora, nell'interesse generale, sono state preannunciate modifiche normative. Cioè, sostanzialmente, lui ha ripreso alcuni contenuti dicendo che effettivamente la magistratura dovrebbe attenersi di più alle leggi, cosa che al momento non sta facendo. Quindi io vorrei sapere da te, Francesco, che cosa ne pensi. Allora, Anna, quel comunicato è stato fatto subito dopo che il sottoscritto ha effettuato un presidio permanente di 3 giorni dal 15 di luglio di giugno, scusate, dal 15 di giugno al 17 di giugno. Ho fatto questo presidio dinanzi al Quirinale, dove mi sono portato la valigia blu, visto e considerato che tutto ciò che è contenente la valigia blu, quindi le denunce, sono state anche consegnate al Quirinale, dove il Quirinale non ha mai assolutamente dato alcuna risposta. Per 3 giorni sono stato relegato nel marciapiede di fronte, quindi dove c'è la Corte Costituzionale, attorniato da più di 25 agenti di polizia e Digos, più carabinieri del servizio del Quirinale, che mi hanno finanche minacciato che se entravo direttamente in piazza mi arrestavano. Quindi dopo 3 giorni di nessuna risposta da parte del Quirinale, da parte della Direzione Nazionale Antimafia, ho detto: vediamo se mi arrestano, così è la volta buona che la valigia la portiamo in un processo. E ho fatto un video in diretta dove entravo io proprio nella piazza. Quindi una volta entrato in piazza vengo attorniato da 5 carabinieri, ma una volta che hanno visto che ero in diretta live si sono tenuti, mi hanno attorniato e tenuti a debita distanza, quindi la minaccia di arrestarmi non l'hanno attuata. Quel giorno, il 17 di giugno, è sceso finanche in strada, abbiamo registrato tutto, il portavoce del Quirinale. Non hanno avuto neanche la dignità di invitarmi nei loro uffici, dove questo infedele di Stato, per l'ennesima volta, mi dice: signor Carbone, lei deve fare l'istanza. Sono 14 anni che chiediamo, facciamo istanza per essere convocati da Quirinale. 14 anni. Mamma mia. Prima da solo e poi come presidente dell'Associazione Governo del Popolo. Mai una convocazione, mai un intervento, mai nulla di nulla. Ho specificatamente detto, registrato e anche pubblicato che sia lui, in quanto pubblico ufficiale, e sia il Presidente della Repubblica, se entro, magari non sapevano nulla fino ad allora, perché magari gli avevano nascosto tutto, giusto? Quindi avevano da quel momento in poi 30 giorni di tempo per decidere
se attivarsi contro tutti questi sistemi criminali avversivi, contro lo Stato, contro la patria, contro i cittadini, o farne parte come complice. Non a caso avevo organizzato la manifestazione del 18 di luglio proprio perché scadeva un mese e un giorno da quella comunicazione, dimostrandoci sia il Presidente della Repubblica sia il suo portavoce di essere a favore di tutti quei sistemi criminali da noi denunciati, perché li ha lasciati liberi anche lui di delinquere indisturbate. In base all'articolo 40 codice penale, chi non si attiva come pubblico ufficiale, organo competente, a eliminare una situazione, per legge ne diventa complice. Scusate, ma prima mi si è interrotto perché non si è riavviato il computer. Non so se stanno provando a bloccarci, ragazzi. Ve lo dico. Non so se è sparito proprio a livello... No, ve lo dico, mi si è riavviato il Mac. Non è mai accaduto in vita mia. Quindi quando fai... È da giorni che abbiamo problemi noi. Ma infatti io voglio farti una domanda da $1 milione, perché te lo chiedevo in privato. A me fa paura, io conosco questi criminali, so come operano. Allora, carta bianca, qui puoi dire quello che vuoi, per tutelarti. Cioè, la mia paura è che un domani questi qua mandano qualcuno dei servizi segreti per farti fuori, perché sei pericoloso per loro, perché tu sputtani il sistema. Morris, io lavoravo a mia insaputa per la famiglia Masone. Quando lavoravo in posta, ero dirigente alle poste dell'appalto, io non sapevo di lavorare per la famiglia Masone, perché il mio capo era Raffaele D'Agostino, figlio di Maria Masone, sorella di Ferdinando Masone. Ferdinando Masone era il capo della polizia in Italia, era il capo dei servizi segreti italiani, chiamato l'inopinabile. Pensa che la famiglia Masone dal 1952 fino al 2012, quando sono riuscito a fargli cessare gli appalti, avevano appalti a monopolio presso Poste Italiane e Ferrovie Italiane. E una cosa voglio dire, visto che scusate, l'ho detto poche volte, a tanti non è arrivato, ma ai vertici è sempre arrivato. La cosa più grave non è questa, il fatto che, andando a verificare poi come funzionano gli appalti e le mie denunce contro tutto il sistema degli appalti di Poste Italiane in tutta Italia, Poste Italiane in tutta Italia, lo studio in cui faceva riferimento l'impresa Sannita SRL era collegata con uno studio di commercialisti a Torino. Studio Boidi. Almeno se mi ammazzano già sanno chi dovrà prendere e come funziona tutto. Dove questo studio Boidi di commercialisti a Torino, quando l'ho denunciato io 14 anni fa, in pratica, stranamente, questo studio di commercialisti erano nel consiglio di amministrazione di centinaia e centinaia di ditte che avevano appalti pubblici in tutto il nord Italia. Sempre questo studio Boidi erano consulenti del ministero o dei ministeri che fabbricano gli appalti. Sempre lo studio Boidi sono consulenti delle procure che devono controllare gli appalti. Sempre lo studio Boidi sono consulenti del Sole 24 Ore che parla di appalti. Questo studio Boidi ora è diventato una multinazionale, perché si è aggregato con tantissimi altri studi a livello nazionale e internazionale, dove tutti gli altri studi come loro sono collegati a tutte quelle società che si occupano di appalti. Quindi diciamo che c'è tutta la mappatura di tutti gli appalti, appaltatore e legami con politici, magistrati, colonnelli, questori, prefetti, di tutto e di più, dove in quelle ditte ci sono prestanomi, teste di legno, parenti, amici, conoscenti o amanti di questi personaggi illustri, e controllano e gestiscono tutti gli appalti pubblici in Italia. Tutti. E meno male che durante il discorso di Sergio Mattarella dello scorso anno, del 18 giugno, lui appunto diceva... Voglio,
voglio dirti una cosa, che fa conto che lui, definito fratello di vittima di mafia, spesso e volentieri, come in questo caso, le vittime di mafia in Sicilia specialmente non sono vittime di mafia, ma sono vittime tra guerre di mafia. Mamma mia, sì, almeno, quindi le sue parole valgono come due di picche. Sergio Mattarella è stato finanziato nella sua campagna elettorale tanti anni fa dall'imprenditore Salomone di Agrigento. L'imprenditore Salomone poi arrestato per mafia. Imprenditore Salomone che era erede di Angelo Sino. Angelo Sino era quel massone che era pentito di mafia, definito il ministro dei lavori pubblici della mafia. Però, e meno male che ADN Cronos ha scritto lo scorso anno, si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni in vista del dovere di governare. E meno male, sono parole vuote praticamente. In pratica ti No, stanno quello è un dando modo per ragione. prendere delle fondelle ai cittadini italiani, Certo. perché i cittadini italiani non sanno qual è la verità, anche perché tutto quel sistema dell'antimafia serve ed è servito solo per combattere un'altra fazione mafiosa, per avere il dominio sulla torta. Vabbè, certo. Senti, ma volevo farti una domanda fondamentale. Mai esistito un avvocato che abbia in qualche modo denunciato un magistrato? Se sì, puoi dirci nome e cognome, tanto ormai. Allora, avvocati che hanno denunciato i magistrati, ce ne sono anche stati, li hanno fatto il TSO, hanno arrestato loro, li hanno fatto trovare magari droga in macchina, di tutto e di più. Ma sono sempre pochi o pochissime, perché la maggior parte degli avvocati in Italia, in pratica, non è che operano per deontologia, ma sanno benissimo che i tribunali sono un'industria, sono l'industria della giustizia, dove qualsiasi magistrato può fare quello che vuole e loro devono Certo. asservire le volontà del magistrato, perché se no non operano e non lavorano più in quella determinata procura. E tanti avvocati espressamente lo dicono che non denunciano magistrati, perché non possono lavorare più. Ma quella è una conferma, un'ammissione del fatto che i magistrati fanno più paura di qualsiasi mafia. Ma sì, anche perché ci sono poi comunque tutti i vari ordini, giornalisti, avvocati, quindi all'interno di questi ordini ci sono i massoni, è inutile star lì a... Tutte collegate, sono tutti a servizio loro. Senti, io... Anche tante che nel web si definiscono informatori, e per questo io ringrazio immensamente te e Morresan per l'opportunità che mi avete sempre dato di poter dire sempre la verità. Ci sono tanti ciarlatani che si spacciano per informatori del web, dove l'informazione la fanno a 90 gradi. E scusate la frase. Condivido. Ma infatti io Faccio. vorrei. Scusa, scusami, Prego, scusami. prego, prego. Vai No, tranquillo, vai. dicevo, io quando vedo Francesco mi fa una tenerezza, prevedo un bambino nel corpo di un adulto, nel senso come onestà, ok? Però dico, cosa provi Francesco quando tu ti alzi la mattina? Tu sei da solo, ok? Hai contro i servizi segreti, la polizia, guardia di finanza, l'esercito. Cosa provi? Cioè, vedi una luce? Cioè, riuscirai a vincere questa guerra? Perché non è fa, io te lo Abbiamo già dico. vinto. Beh, io me lo auguro perché veramente io conosco la tua battaglia, però mi fa paura il fatto che tu hai tutti contro, cioè tu da 1 a 10 rischi la vita 1000. Moares, che sono contro tutto il sistema criminale e lo so da 14 anni. Non è che questa guerra l'ho iniziata così tanto per incoscienza. Perché quando ho iniziato questa guerra, già erano avvenute, già nel 2000, te parlo nel 2007. Già agganci, incontri, offerte, minacce, di tutto e di più. Mi hanno offerto la luna già nel 2007. Io ho rifiutato sempre tutto, registrato sempre tutto,
siccome non conoscono qual è la mia indole, io ho fatto una promessa al mio ex datore di lavoro, il nipote del capo della polizia, che il 15 dicembre 2007 mi ha detto: "Tu puoi denunciare quello che vuoi, ho talmente tanti di quei soldi che mi posso comprare tutto e tutte. Tu sei un morto di fame resti, e ti mando in Sicilia per comodi cuoio". Io ho fatto una promessa, e quando faccio una promessa io la mantengo sempre. Gli ho detto: "Ricordate una cosa, che io, scusando la frase, nella merda dove sto, nella mia omertà, ci sto da Dio. Ma nel momento in cui tu e tutti i tuoi compare sarete messe e poste dove sono io, voi vi ammazzate perché non ci sapete stare. E il mio compito sarà portarvi tutte nella merda". Mamma mia, È un bel piano. mamma mia. Comunque, molto onore, molto rispetto a te. Volevo farti un'ultima domanda, poi io lascerei la parola anche a Morris se vuole aggiungere qualcosa o commentare. Allora, senti, l'altra volta io e te abbiamo parlato dell'avvocato polacco, anzi, tu me ne hai parlato, e le tue informazioni sono state abbastanza sconvolgenti. Tra l'altro, sono informazioni di dominio pubblico. Ma prima di allora io non sapevo assolutamente nulla di questi avvocati. Adesso sembra che Non crescano. sono polacco, e Lo polacco è uno so, dei tanti. ma infatti voglio arrivare ad un'altra domanda. Ho realizzato qualche giorno fa un video sull'avvocato Marco Mori. Ora, i commenti di questo video riguardo proprio questa persona non sono stati del tutto lusinghieri, quindi io volevo sapere da te se anche questo personaggio, questo signore, è più o meno allo stesso livello di Polacco, se è un po' meglio, se è un po' peggio, se chissà. Bella Allora, domanda questa. vi spiego il modus operandi. Così, una volta che capite il modus operandi, ogni personaggio che si presenta a livello mediatico e opera sempre nello stesso modo, sapete da che cosa deriva. Marco Mori, come Polacco e tanti altri avvocati, cosa fanno? Siccome fanno principalmente politica, fanno politica. Marco Mori, Casaband, poi si era avvicinato a Vox Italia, si sta girando tutti per essere agganciato da qualcuno. Quindi, quando lui propone, come polacco, stampate le denunce e presentatele, tanto vi difendo io. E non funziona così. Perché quando si presenta una denuncia, la responsabilità penale è personale. Quindi lui sta mettendo in mano una bomba in mano a un cittadino non sapendo neanche come si usa. Perché se lui presenta denunce e le fa firmare ai cittadini dove lui è il primo firmatario e lui presenta a nome di tutte quella denuncia, è un conto. Ma lui stesso sa benissimo che tutte le denunce presentate in passato, come quelle dell'avvocato Polacco, nel lontano 2012 dell'avvocato Muso, di Paolo Barnard e tanti altri, sono state tutte denunce per prendere per i fondelli i cittadini, dove ogni cittadino pensava di poter combattere tutte denunce dove questi avvocati non hanno mai preteso l'applicazione dell'azione penale in base all'articolo 111-112 della Costituzione. Non hanno mai detto che i magistrati che avevano in mano quelle denunce le hanno sabotate facendo atti contrari ai propri doveri d'ufficio, proprio perché, essendo avvocati, mentre fanno politica, fanno anche gli avvocati. E quindi nell'industria della giustizia ci devono sguazzare. Senti, ma prima hai citato Barnard, Paolo Barnard, ma Paolo Barnard cos'è? È un giornalista o un avvocato cos'è? Io Era conosco. un giornalista, opinionista, non so cos'era, all'epoca nel 2012, insieme con l'avvocato Muso, Paola Muso, erano i promotori della denuncia contro Monti. Quindi, denuncia contro Monti, denuncia contro Conte, denuncia contro Draghi, sempre le solite denunce politiche per emergere e farsi vedere come paladini nei confronti del popolo. Così domani, una volta agganciati o facenti parte della politica, la politica si autorigenera attraverso i voti regimolati da queste gatekeeper, diciamo.
Perché tante parlano di mafia, di questo, di quell'altro, di sistema criminale. Poi a un certo punto non le sente parlare più. Per quale motivo? Ve lo spiego il motivo. Visto e considerato che ha sottoscritto e mi hanno fatto offerte per fare l'europarlamentare, mi hanno fatto offerte per fare parlamentare, mi hanno fatto offerte per fare il candidato alla presidenza della Regione Sicilia, a condizione che ti mettiamo due avvocati accanto, tu dici e fai quello che gli avvocati ti dicono di dire e fare, e di conseguenza ti dimentichi tutto quello che hai fatto fino ad ora. Punto. Mauro Sala, scusa, Un continua. altro massone vedendo tutti gli attributi, che cosa ha fatto? Mi ha detto: tu per certi versi sei indomabile. Quindi per le persone come te, ci sono dei posti alla regione dove le tue denunce in procura diventano denunce politiche, ovvero gli diamo un peso e un valore. Questo peso e valore, visto e considerato che loro le persone le comprano con i soldi dello Stato, quindi di tutti noi, mi ha offerto un posto alla regione con stipendio che va da 6.000 a 60.000 euro, dove io dovevo godermi questo stipendio a vita e non rompere più le scatole. Poi mi dice ancora questo massone che si chiama Claudio Fogazza di Palermo, ha 80 anni. Mi dice anche: poi per gli idealisti come te, poi ci penserà la Digos che sa come zittirti. Questo mi è stato detto e riferito nel 2017. Io già avevo avuto a che fare con la Digos di Palermo. E quelle parole sono state confermate da tutte le manifestazioni da me indette e fatte a Roma, dove sono stato l'unico in Italia a non aver avuto la possibilità di poter manifestare, perché la Digos puntualmente mi bloccava, mi ha sequestrato, malmenato, distrutto. Vorrei riparlare della manifestazione 23 maggio, se non ho capito male, giusto? Ma cosa accadrà? Perché ormai anche le persone sono stanche, parliamo di date, adesso libereremo l'Italia, faremo così, faremo crollare il governo. Cosa accadrà fisicamente sul lato pratico il 23 maggio? È molto semplice. Allora, prima di Così no, tutto, vediamo di promuoverla anche nei nostri gruppi, siamo sì, censurati, però. secondo me, vi spiego qual è la metodologia e l'obiettivo. Prima di tutto, non è una manifestazione. Noi pretendiamo l'applicazione della legge, pretendiamo che sia utilizzato il modello 45 per come previsto dalla legge. Pretendiamo, per come previsto dalla legge, che tutti i magistrati che hanno abusato del modello 45 per sabotare denunce di qualsiasi natura e genere, parliamo di omicidi, pedofilia, appalti truccati, mafia, di tutto e di più, questi magistrati immediatamente devono essere arrestati, come la legge prevede. Quelle denunce devono essere riaperte e i rei denunciati consegnati alla giustizia. Inoltre, per garantire che la giustizia funzioni in Italia, noi come associazione finora abbiamo chiesto e preteso dalle procure di visionare i modelli 45, che sono atti di pubblico dominio. Ma pur essendo atti di pubblico dominio, ce l'hanno sempre rifiutate, perché sanno benissimo cosa c'è lì dentro, come lo sappiamo benissimo noi cosa c'è lì dentro. Quindi, dal giorno dopo, noi pretendiamo di verificare non solo tutti i modelli 45 in Italia attraverso i nostri collaboratori, ma di fare monitoraggio giornaliero o settimanale di tutti i procedimenti che in futuro saranno inseriti al modello 45, così da controllare ogni singolo procuratore capo in tutta Italia. Questa comunicazione della manifestazione, della protesta, scusate, sarà inviata circa una settimana, 10 giorni prima, a tutti gli organi competenti. Visto e considerato che abbiamo in previsione di fare un presidio dinanzi a 100 procure, sarà inviata la comunicazione a 100 questori, 100 prefetti, 100 procuratore capo, 100 procuratore generale, ministro della giustizia, ministro dell'interno, CSM,
Presidente del Consiglio, Direzione Nazionale Antimafia, Presidente della Repubblica. La comunicazione che già abbiamo pubblicato e che ora andiamo a distribuire anche attraverso il volantinaggio in tutta Italia, già sono stati distribuiti circa 500.000 volantini in tutta Italia, da qua a fine mese pensiamo di arrivare a milioni di volantini in tutta Italia, così che il popolo sappia per quale motivo siamo dinanzi alle procure. Nel momento in cui arriva la comunicazione a tutti questi enti, dove sono descritti reati contro la personalità dello Stato, dovrebbero per legge e per obbligo di legge almeno uno di loro convocarmi immediatamente per aprire quella valigia e procedere di conseguenza. Nel momento in cui tutti questi questori, procuratore, quant'altro fanno lettera muta, significa che messi con le spalle al muro tacitamente andranno a dimostrare che siamo sotto golpe politico-giudiziario e che non gliene frega niente della volontà del popolo, quando loro tutte le sentenze le fanno in nome del popolo italiano. Devono cambiare frase, devono dire: noi le sentenze le facciamo in nome della legge massonica e mafiosa. Significa che questa dimostrazione al popolo italiano sarà data a tutte le categorie, a tutte quelle categorie che pensano che con le denunce possano risolvere qualche cosa, sia in ambito di affidi, sia in ambito di multe, sia in ambito di abusi da parte della polizia o di quant'altro. E quindi, di conseguenza, il popolo da giorno 24, visto che non ha alcun organo di controllo a cui poter fare riferimento o affidarsi, è obbligato a scendere in piazza ovunque, per strada ovunque, e bloccare per una volta e per sempre l'Italia, per mare e per terra. Ma qual è il tuo piano B? Perché non è che sono tutti come te, la maggior parte degli italiani sono dei caproni, come tu saprai, è un popolo passivo. Vabbè, ti spiego, a differenza dei politicanti che hanno bisogno di milioni e milioni di consensi per andare a sedere in quella poltrona, noi come controllore dei controllori basta lo 0,001% di italiani svegli in Italia e blocchiamo tutto. Senti, io volevo farti un'altra domanda. Faccio un passo indietro. L'avvocato Mauro Sandri ha lavorato per Auret. È uguale ai precedenti? Quando... ripeto, modus operandi. Sempre lo stesso. Dare informazione sui problemi e dare false informazione sulla soluzione dei problemi, ovvero pubblicizzarsi con denunce, sapendo che quelle denunce non portano da nessuna parte. Qualsiasi avvocato propone denunce che non arriveranno da nessuna parte, è come il sale venduto da Vanna Marche. Fantastico, più chiaro di così. Morris, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, l'ultima domanda, per modo di dire, chi è il tuo angelo custode, Francesco? Dio. Infatti, mi aspettavo questa risposta, perché è bella, una bella risposta. Sì, una bella risposta. Secondo, io mi definisco un morto che cammina da 14 anni. Ma guarda, io sarò felice di far conoscere insieme a Anna questa manifestazione. Dimmi cosa dobbiamo pubblicare. La pubblicheremo anche se i gruppi sono ultra censurati. Noi la faremo conoscere. La mia paura è che purtroppo la mafia è ovunque. Io mi auguro che Dio ti faccia entrare là, che ti faccia eliminare questi criminali. Ti do dell'informazione. Attualmente abbiamo creato in tempo record tutti i gruppi regionali in Italia. Nessun infiltrato si può mettere dentro per creare danni. Al massimo ci può aiutare col volantinaggio. Anche le riunioni di gruppo, come ieri, me le faccio con dirette YouTube. Tanta dimostrazione che quando uno dice la verità e fa tutta la luce del sole, non ha niente di da nascondere. Certo. Loro sanno che sono sotto scacco matto, è il popolo che non ha capito lo scacco matto che noi abbiamo fatto a questi criminali. Hai preparato un piano B? Il piano B, te l'ho detto, noi prima del 23
dovremmo essere convocati. Se non ci convocano prima del 23, significa che quelle due finte, quelle due fazioni che si fanno la guerra tra di loro, con queste finte indagini e finti scandali tipo Palamara e Loggia Ungheria, sono l'ennesimo gossip che poi non va mai nessuno in galera, tanto per tenere a bada il popolo. Il popolo deve capire che queste di qua hanno usurpato le istituzioni. Il popolo deve capire che noi, la dittatura definita sanitaria è solo un piccolo tentacolo della piovra che dal 1989 fa il golpe politico giudiziario, e tutti che fanno vanno a indicare quel tentacolo invece che mirare alla testa. Noi miriamo direttamente alla testa. Io sono contenta che tu sia su questa piattaforma, non peraltro, perché almeno qua puoi dire la verità, puoi dire quello che vuoi. Noi cerchiamo di renderla virale, gli italiani devono imparare a condividerla, la rendiamo gratuita per far sì che possa condividere. Purtroppo in Italia, una cosa che posso dire a voce alta, crea un'intervista come questa, dove tu dici delle cose incredibili, la mettiamo gratuita per farla condividere, la gente non condivide. Cioè, molte volte vediamo 50.000 visualizzazioni, condivisioni 300. Cioè, non si rendono conto che tu stai combattendo anche per loro. Morris, lo sa come funziona? Tutti quei informatori nel web, pagine, gruppi e quant'altro, sono tutti collegati. Quindi quando una notizia la dà una, se la girano già di loro. Sì. Capito? Conosco gli infiltrati, non posso fare i nomi, ma li conosco. Sono ovunque. Guarda che la ricostruzione che hai fatto tu, la condivido al 100%, eh? Io ho 14 anni che sono nel campo, 14 anni. Tu mi conto una cosa, che nel lontano 2010, perché tanti mi dicono, ma tu non hai visibilità. Nel lontano 2010 io avevo una pagina che in 3 mesi, quando non si potevano comprare like, aveva 30.000 iscritte. Il più famoso dei parlamentari avevano pagine Facebook con 15.000 iscritte. All'epoca c'erano più di 2.000 blog che pubblicavano delle denunce di Francesco Carbone. Man a mano la polizia postale e compagnia bella ha eliminato tanti di quei siti, blog, ma tanti sono rimasti. Sì. Ora i like se li comprano. Ci sono direttamente programmi per aumentare visualizzazione. Tu fai conto una cosa, noi nei gruppi Telegram e WhatsApp che abbiamo creato da una settimana abbiamo più di 2.000 persone inserite dentro, solo nei gruppi operativi. Poi ciò, profili Facebook da 5.000, pagine e gruppi che arriviamo a più di 50.000 utenti, più ulteriori pagine che in totale arriviamo a più di 100.000 utenti. Ti sembra mai normale che io faccia una diretta su Facebook? Sulla diretta ho 800 condivisioni solo nella diretta, con tutto ciò che non arrivano nelle notifiche, non arriva nulla, e mi risultano 300 visualizzazioni. No, non, benvenuto nel club. È censurato. Ma guarda, quello che è successo prima, mi si è riavviato il computer, non è mai successo questa cosa qua. Io devo resettare il mio computer ogni 2 settimane, io uso un Apple, nemmeno un Windows. Sono dappertutto, te lo posso garantire, sono dappertutto. Tu fai conto che loro sanno, al di là della valigia blu, perché ancora prima che nella valigia blu entrassero altri sistemi criminali, solo con il sistema delle poste, solo con il sistema degli appalti pubblici italiani, attraverso lo studio Boyd e altri studi in Italia, attraverso la FISE, Federazione Italiana Servizi Appalti Pubblici, solo con quello io potevo fare cadere governo e tutto già dal 2007. In questi anni, siccome mi definiscono un piccolo servizio segreto ambulante, nel momento in cui ho creato la prima pagina nel 2010 e in tempo record avevo 30.000 iscritte e poi me l'hanno cancellata, rubata, cancellata, da quel momento in poi a me arrivano notizie da tutta Italia, perché magistrati, avvocati, carabinieri, poliziotti, gente comune,
che ha denunciato o che non possono denunciare, ma hanno dato notizie e informazioni da tutta Italia. Senti, voglio farti un'ultimissima domanda. La figlia dell'avvocato Virginia Cerullo, nonché la tua compagna, brevemente ci dici come procede il caso? Allora, Napoli ora sta ribaltando tutto su Salerno, quindi dobbiamo anche aspettare questo ribaltamento, perché, come dico a tutte, per liberare quella bambina bisogna che circa 70 magistrati, giudici, consulenti tecnici, assistenti sociali devono andare in galera. Sono tutte criminali che si sono messi a protezione del pedofilo, perché intimo amico dell'ex procuratore capo Corrado Lembo e intimo amico di famiglia con la famiglia Conte di Eboli, ovvero ex ministro del lavoro pubblico, non mi ricordo, e il figlio onorevole, tutte indagate e processate per mafia per 17 anni. E quindi, visto e considerato che loro si sentivano forti, perché erano tutte contro l'avvocato Virginia Cerullo ancora prima di conoscere me, nel momento in cui sono subentrato a Salerno, io ho sconvolto tutto a Salerno. Non sanno più che pesci prendere. Però la bambina può essere liberata solo nel momento in cui 70 magistrati vanno contemporaneamente in galera. E non c'è altra soluzione? Non c'è altra soluzione? A liberare io, o se no me la devo andare a liberare io con la forza. Mamma mia. Non si può fare altro. Francesco, non si può fare altro. Allora, quando uno subisce un reato, sono due le cose. O deve dire le autorità, o la giustizia te la deve fare da sé. Quindi, giorno 23 maggio significa anche questo. Perché se la giustizia in Italia non è garantita, dal giorno 23 in poi, qualsiasi cittadino ha l'obbligo di farsi giustizia da sé. Mamma mia. Morris, vuoi aggiungere qualcosa? No, è incredibile, perché io parlerei con ore, perché ha ricostruito bene la storia. Anch'io, da quando sono entrato in questo mondo, ero stato già avvisato, quelli che provano a fare informazione, ma sono tutti infiltrati, sono dei grandissimi professionisti. È incredibile. Cioè, per quello dico, tutto il sistema è marcio, sono ovunque. E le trovi nelle forze dell'ordine, le trovi nella magistratura, e le trovi nella polizia, le trovi... Cioè, a volte mi chiedo, ma esiste un magistrato onesto? Tu fai conto una cosa, Morris, che noi abbiamo la mappatura quasi completa. Mio Dio. Caspita. Siete dei grandi. Io prego che Dio, il 23 ti faccia fare i gol. Io sono il primo a promuovere questa manifestazione. Mandami tutto e noi lo faremo conoscere nei gruppi, già lo sai. Perlomeno con noi la censura non esiste fino a oggi, poi ci proveranno, ovviamente. Ok, io non ho altre domande. Mi ha fatto veramente piacere, che Dio ti protegga, perché ne hai bisogno. L'ha fatto per 14 anni e penso che lo farà anche in futuro. Va bene, allora io vi ringrazio, l'intervista finisce qui. Ringrazio te, Francesco, Morris, per la tua presenza, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividetelo e non dimenticate di iscrivervi alla piattaforma numero6.org. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
So che per molti di voi queste affermazioni sono sconvolgenti, ma ricordatevi, la verità ci renderà liberi. Continuate a seguire e a sostenere l'Associazione Governo del Popolo, continuate a sostenere Francesco Carbone anche nella grande manifestazione che avverrà il prossimo 23 maggio dinanzi a tutte le procure d'Italia. Se il video vi è piaciuto, diffondetelo, aiutatemi a diffonderlo sempre di più e mi raccomando, iscrivetevi alla piattaforma numero 6. Grazie e alla prossima.